Buongiorno. Assessore ai beni culturali, Buongiorno e buona ritirato dalle ferie, Befana. ha terminato le vacanze? Io sono sempre in vacanza, lo sai. Benissimo, Buongiorno, buona Befana, buone feste. benissimo. Grazie anche a lei, ambasciatore. La ringrazio. Allora, la chiamavo per, insomma, parlare un po' Mi della dichi, partita, se l'ha vista l'ultima, ma volevo prima sì. un minuto, un pensiero su Gianluca Vialli, ecco. Assolutamente, sì, adesso bando gli scherzi, sì, ho letto poco fa, mi è dispiaciuto un sacco, beh, non so tipo che fa frasi di circostanza, posso solo dire che mi dispiace e che sono contento che quantomeno l'anno scorso è riuscito a festeggiare, no? A far esplodere quel minimo di gioia che gli era rimasto in corpo, questo mi fa tanto piacere. Purtroppo è un periodaccio, se ne stanno andando tanti, tanti, tante icone del calcio. Ne Però, parleremo settimana insomma. prossima, poi durante la live. E invece la Esatto. partita? La partita, una grande La partita, come partita, sì, la sempre. grande, appunto, come dice lei, la grandissima partita, è Mamma stata mia, una ragazzi. partita di merda, se posso permettermi, Marco. Ma Ma come sempre, sostanzialmente, allora, già giocavamo una merda prima, figuriamoci al ritorno delle nazionali. Una partita dove tranquillamente la Cremonese poteva pareggiare se non vincere, perché io ricordo ben due pari della Cremonese e assolutamente, assolutamente. un quasi gol annullato per fuorigioco. Dopo una cappellata di Sulè pazzesca che si fa rimbalzare la palla manco in oratorio. E poi niente, è classica partita quelle brutte in quei campi difficili dove contro la Juve tutti giocano da fenomeni e quindi ti devi inventare una punizione al 92, al 91esimo di Milik che non aveva toccato la palla fino a quel momento. E è andata, Una ci punizione portiamo a casa altri imparabile, tre poi, punti. cioè, non è che ha tirato chissà che punizione, il portiere ci ha messo del suo. Sì, infatti non c'è manco a dire è stata una punizione alla Beckham, ma è stata una punizione, un tiro in porta con una barriera che ha messo in modo strano perché gli è passata tipo sopra la spalla, una cosa strana. Sono quelle partite che sei destinato a vincere 1-0, comunque settima vittoria consecutiva, settimo clean sheet, e va, per gli allegriani starà andando tutto bene, tutto rose e fiori. Ma non hanno capito che se dovessimo continuare a giocare così, cioè dalla prossima contro il Napoli sono ferite, ma ferite gravi. Adesso abbiamo sabato c'è l'Udinese, domani c'è l'Udinese, poi credo martedì o C'è mercoledì Napoli. c'è Napoli. Martedì o mercoledì. Esatto. Guarda, allora se giochiamo così e riusciamo a portarci a casa comunque punti, tanto di cappello, Ah, cioè voglia, grassa che voglia. cola, se riuscissi a vincere anche 1-0 con l'Udinese va bene. Poi però col Napoli qualcosa deve inventarsi, io non penso che anche col Napoli Di Maria non sarà convocato per uno No, Di sciacquo Maria credo durante che abbia l'allenamento, terminato le sentiamo vacanze. Di Maria avrà terminato le vacanze, voglio sperare, perché cioè non se ne ma può io a più. proposito Di Maria, tu non so se hai visto ieri parete, se è entrato, tira da centrocampo, sbaglia, gliela prendono, cerca di recuperare, Contropiede. andava a due all'ora, Sì, a sì. due Vabbè, all'ora. ma Paredes si è visto al mondiale, ha fatto la prima partita e poi Enzo Fernandez lo ha fatto comodamente sedere in panchina perché. Ma è parere se è sostanzialmente l'emblema della campagna acquisti di quest'anno. L'emblema della campagna acquisti di quest'anno. Senza se e senza ma. Beh, Poi aggiungi pure Pogba che si fa i selfie sulla chi neve. scusa? Insomma, il polpo, non so se Non conosci il conosco, polpo. non l'ho mai visto, cioè non so di chi stai Ah, è un parlando. giocatore alto, forte fisicamente, nero, molto forte tecnicamente, che però Sissoko? quest'anno è venuto. È Sissoko? venuto, si è preso 6 milioni e non si è mai fatto 7, scusa, non si è mai fatto vedere. È lui, è proprio lui. Vabbè, ma è come Di Maria, è venuto a farsi le vacanze sulla neve quest'anno. Dai, ma poi non vuole essere blasfemo. Quell'altro arriva, scende dall'aereo, fa un allenamento, prende una contusione, non convocato. No, ma Cioè, ma ti infatti fanno bestemmiare queste ne cose? parlavo l'altro giorno, cioè credo si sia fatto male scendendo dall'aereo perché non so se ha fatto. Probabilmente si avrà preso una Non so storta se ha lì, fatto mezzo sul piede allenamento, inchinato. ragazzi. È quello che ti dico io, cioè al mondiale è un fenomeno, perché poi comunque tecnicamente è un fenomeno. È un fenomeno, sì. Torna, che poi dico io, il mondiale è finito, ora falla una cazzo di partita. No, un'altra volta Sì, ma infortunato. aggiungi anche che lui e Paredes sono gli argentini che sono tornati più tardi rispetto a tutti gli E altri giocatori, eh. beh, erano in vacanza, stavano festeggiando. Sì, sono stati gli ultimi No, due a certo, tornare. scherzi, Loro due e no. Messi sono tornati l'altro ieri, praticamente, sì, 3 giorni Sì, fa. non hai capito, te
Teo Hernandez ha giocato subito titolare, ha fatto un'ottima partita. Parliamo di un altro tipo di Vabbè, giocatore, parliamo, dai. questo abbiamo e questo ci teniamo, che possiamo fare? Sono contento di Chiesa che è tornato, ha fatto qualche sprint, stava pure segnando. Però deve Vlahovic, metterli Chiesa perché Miretti dietro la punta non lo vedo per nulla bello, per Vlahovic. niente. Un altro in No, vacanza è Vlahovic, mi pare di aver capito. no. Vlahovic, questa strada pubblica, tu sai quanto se la tirerà per le lunghe, boh. Comunque, tutti, io voglio solo aprire e chiudere una parentesi, tutti i giocatori che io ho al Fantacalcio, tutti, cioè non ne manca uno, Pogba, Vlahovic, tutti miei, sono tutti miei. Vabbè, Cazzo, ne scusate. potevi sapere. Dai, la pubalgia arriva all'improvviso, non è che ti avvisa, non è un problema muscolare, la pubalgia è No, pubalgia. Boh, vediamo se si riprende almeno lui, perché attualmente in attacco siamo solo con Milik e il tuo fenomeno, nonché eroe dei tuoi mondi, Ken. ora faccio Quindi. ridere un po' tutti, visto che sanno il mio odio per Ken, l'ho dovuto prendere al Fantacalcio. Mi hai fatto bene, hai fatto bene, Perché hai fatto avendo bene, hai Vlahovic che non fatto bene. gioca, ho preso Ken che comunque non aveva giocato dall'inizio. Vabbè, lasciamo perdere. E No, va sembra che bene. giocherà, giocherà comunque, perché con l'assenza di Vlahovic non può fare tutto Arcadius, No, quindi no, giocherà. no, anche perché tra tutte e due, vabbè. Appunto. Va bene, io la ringrazio, allora ci sentiamo Ringrazio lei presto. per la telefonata, Si figuri, grazie. buona giornata, buona Buona Befana. giornata a lei. So che anche oggi lavorerà, quindi vada piano almeno, per oggi soffia con la famiglia, vedo un po', Pezzo di capito? merda. Va bene. Arrivederci. Arrivederci.